Registrazione attivata. Ok, buongiorno a tutti. Oggi 14 settembre, ore 10:35, possiamo iniziare la seduta. Previa constatazione con appello del numero legale. Prego, signora Lobocchiato. Armetta. Armetta. Buongiorno, Costantino. presenta. Usimano. Presente. Presente, Presente, ok. Fiore. Presente. Galioto. Assente. Gottuso. Gottuso è presente. Presente, Ok, non rispondo. Megna. Buongiorno, presente. Buongiorno, Megna. Puma. Presente. Sandovalle. Buongiorno, presente. Scaffidi. Presente, buongiorno a tutti. Presidente, 9 presenti, solo Solo Gaio Galeotto assente, attenendoci anche alla comunicazione che ha dato ieri. Ne eravamo già a conoscenza. Ok, constatata la presenza del numero legale, nomino scrutatori, consigliere Cusimano, Puma e Armetta. Armetta, Cusimano e Puma. E allora, alcune comunicazioni. Ho reiterato l'invito all'assessore Mantegna per giorno 17. Ha voluto che nella giornata di ieri, insomma, che indirizzassi l'invito all'assessorato, lo avevo mandato a lei personalmente, quindi l'ho reiterato in attesa di avere risposte in merito a tale convocazione, a tale invito. Ti rammento gli inviti rivolti per la data del 20, 22, 24 all'assessora Prestigiacomo in ordine alla possibilità e all'esigenza di trattare materia per deleghe a lei conferite, quindi strade, marciapiedi e quant'altro. Attendo risposta in sito che ho modificato l'email togliendo, almeno alla luce di quella che è la comunicazione di oggi, data ieri, dal sistema di videoconferenza alla presenza, diciamo, in aula nel momento in cui da giorno 20 dovremmo passare, diciamo, alla tenuta di consiglio presso la sede. In questa fase, diciamo, transitoria lascio, ma è mia intenzione, insomma, quella eventualmente di trasferire l'invito in sede. Altra cosa, quindi questo ve l'ho detto, nella giornata di ieri il gruppo misto, quindi Galioto, Costantino e Megna, hanno indirizzato, dovevamo darne lettura ieri, ma probabilmente è sfuggito. Io l'avevo girato alla signora Lobocchiaro proprio con questa finalità poi di trattarlo in aula. Revoca disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 al Presidente del Consiglio Comunale, ma conta poco perché comunque è indirizzata a me e quindi avrei dovuto leggerlo io. Egregio signor Presidente, nella qualità di capogruppo e in nome e per conto dei componenti del gruppo misto della settima circoscrizione, come già espresso durante il Consiglio di circoscrizione di oggi, 10 settembre 2021, ribadiamo il nostro totale dissenso alla revoca della disposizione di cui all'oggetto. Riteniamo che allo stato attuale non vi siano le condizioni necessarie alla sicurezza Covid-19 per un ritorno in presenza in consiglio di circoscrizione. Nello specifico, il comune dovrebbe farsi carico di garantire la sanificazione regolare dei locali prima e dopo il consiglio, di tutte quelle condizioni atte a lavorare in sicurezza attraverso anche l'installazione di plexiglass, il mantenimento della distanza interpersonale, la verifica, la caratteristica dei locali, degli impianti di aereazione, favorendo il ricambio d'aria negli ambienti interni, garantendo la pulizia ad impianto fermo dei filtri dell'aria di ricircolo a fine di mantenere livelli di filtrazione e rimozione adeguati secondo le indicazioni tecniche dell'Istituto Superiore di Sanità. Al fine di garantire tutte le misure di sicurezza anzidette, è indubbio che tutto ciò ovviamente va a riversarsi sul personale che deve svolgere tali funzioni, personale che,
come già sappiamo, in forte affanno per la carenza dello stesso, a cui va anche ad aggiungersi un notevole aggravio di spese per le casse comunali. Non si comprendono, tra l'altro, le ragioni di questo provvedimento, anche alla luce del fatto che la Regione Sicilia ad oggi è la prima regione per numero di contagi e l'unica regione ad essere in fascia gialla, e che si apprende da fonti giornalistiche che diversi ospedali di Palermo hanno ricominciato a sospendere i ricoveri ordinari per convertire nuovamente alcuni reparti in reparti Covid. Ricordiamo inoltre che il Governo nazionale ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre del 2021. Chiediamo perciò di conoscere ragioni, fatti, circostanze e motivi di interesse pubblico che hanno indotto la Presidenza del Consiglio Comunale a porre in essere la revoca di quell'oggetto. Ci sembra infine doveroso ricordare che nei 18 mesi trascorsi, ad esclusione del periodo di marzo 2020, durante il quale il Consiglio di Circoscrizione è stato sospeso, questo Consiglio di Circoscrizione abbia prodotto tantissimi atti, mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, espressioni di parere, abbia udito sia il sindaco che numerosi assessori della giunta, dirigenti, tecnici comunali sulle più svariate tematiche e problemi della città, a dimostrazione che, anche se nella modalità online vi è stato un impegno totale, un lavoro continuo portato avanti con serietà ed efficienza. Cordiali saluti, firmatari Galioto Costantino Megna. Era doveroso, insomma, leggere questa nota che valuterò, insomma, nell'ambito dell'esercizio delle mie funzioni, a quali adempimenti successivi rimanderò la stessa, giusto per filtrare, diciamo, tale volontà espressa dal gruppo misto agli uffici competenti e ai soggetti istituzionalmente preposti. Altra comunicazione, vi sto girando un programma di iniziative che si svolgeranno nella città di Palermo per la settimana europea della mobilità. E allora è un programma che mi gira l'assessore Giusto Catania, dove ad esempio vi do un sunto, ci sono diverse tematiche, diverse attività, diversi dibattiti. Ad esempio, giovedì 16 settembre, dalle 7.30 alle 9.30, Giretto d'Italia, iniziativa proposta dal Comune di Palermo in partnership con Lega Ambiente per incentivare l'uso della bicicletta, dalle 15.30 alle 18.30 è il tempo della bicicletta, quindi intervengono, ci sono una serie, diciamo, di soggetti che interverranno sulla tematica. Venerdì 17 c'è un altro sistema, diciamo, di videoconferenza che terrà agganciati altri soggetti in un dibattito, il futuro della micromobilità. Poi c'è un contest fotografico Palermo pedonale. Sabato 18 settembre altra attività, raduno alle ore 10 in Piazza Verdi, domenica biciclettata per la città di Palermo. Lunedì 20 settembre il tram a Palermo, quindi sempre un convegno dove tra i partecipanti in tal caso ci sarà, in tale circostanza ci sarà anche il sindaco di Palermo, l'assessore alla mobilità e poi altri soggetti dell'ufficio mobilità. Il tram a Palermo, tempi, costi, opportunità, domande e risposte. Altra iniziativa, martedì 21 settembre, quale futuro per l'automobile elettrica? Interverrà l'assessore alla mobilità al SUAP, attività economiche, mercati e SUAP Cettina Martorana, con altri soggetti. E poi mercoledì, il programma si chiude con mercoledì 22 settembre, con altre iniziative, dibattito, Villa Trabia, con altre tematiche. Poi il contest, diciamo, si conclude con un riconoscimento, una premialità, un contest fotografico che darà adito alla premiazione, diciamo, delle attività citate.
Altra cosa, avevamo parlato ieri, sarà poi cura di questa presidenza portare a conoscenza venerdì in sistema in videoconferenza. Avrò questo invito rivoltomi dalla assessora Mantegna per implementazione comitati educativi, implementazione dei processi partecipativi. Durerà un'ora, quindi è dalle 10 alle 11, almeno questa è la previsione. Poi vi aggiornerò, diciamo, di fatto su questo tipo di iniziativa intrapresa dall'assessore Mantegna. Un attimo solo che devo scrivere una cosa alla mia collaboratrice. Ok, e allora io non ho altre comunicazioni da dare. Se qualcuno voleva intervenire sul punto relativo alle comunicazioni, ha facoltà di farlo. Prego, consiglieri. Qualora non ci dovessero essere interventi, possiamo passare alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti. Signora un po' chiaro, io avevo un verbale che avevo già, diciamo, incominciato a leggere, lo riprendo in modo tale che l'ho trovato, scusate, ma cercavo il verbale, non riuscivo a trovarlo. Allora, verbale del 30 luglio. Mi sentite, giusto? Sì. Sì, Presidente. Ok, lo rileggo perché avevo letto la prima parte, quindi mi sembra opportuno rileggerlo. Allora, constatata la presenza del numero legale, quindi anno, 30 luglio 2021. Presenti all'appello Fiore, vicepresidente, consigliere Ametta Cusimano, Taglioto Cottuso, Megna, Puma, Scafidi, scrutatori Megna, Puma, Scafidi. E allora era il verbale relativo alla presenza dell'assessore Mantegna. Per essere presente in aula, quindi il presidente Fiore ringrazia l'assessore per essere presente in aula e passa al punto da discutere con la stessa. Prima di tutto fa un plauso al ruolo che riveste da qualche mese e dichiara che questa riunione vale per conoscersi e poi nell'ottica delle azioni che questo consiglio vorrà intraprendere nei prossimi mesi alla luce del nuovo regolamento per il decentramento, si vuole capire quali sono le linee di azione già intraprese e quali ancora da intraprendere nel breve termine da parte di questo assessorato. 10:40 entra in videoconferenza il consigliere Sandovalli. Il presidente Fiore continua il suo intervento facendo una prefazione ricordando ai consiglieri l'ambito di azione dell'assessora, quindi cittadinanza solidale, dignità dell'abitare, edilizia residenziale pubblica e rapporti con lo IACP. Per quanto riguarda le politiche attive, dichiara che questa pandemia ha posto in essere sofferenze nell'ambito del privato, ma anche dell'operatore commerciale. Si è preso atto di sistemi di interventi da parte dell'amministrazione nell'ambito della
tari nell'ambito delle tasse che sono beneficio e valvola di respiro e si è votato in aula i fondi di perequazione che garantissero al comune le entrate. Pertanto nell'ambito dell'assessorato che riveste, l'assessora chiede se c'è qualcosa di serio per il sostegno alle famiglie e agli operatori commerciali, date le sofferenze vissute in quest'anno pandemico. Invece per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza, che tanto beneficio hanno avuto nell'ordine di questo sussidio finalizzato e delle politiche attive è servito per non scatenare momenti particolarmente gravosi, nel territorio locale e nazionale viene riconosciuta anche un'integrazione all'affitto. Inoltre il Comune dà una fetta di ulteriore integrazione all'affitto se i soggetti rispettano determinati requisiti. Pertanto su tutto questo pone una semplice domanda, e cioè che molto spesso questi soggetti vengono considerati poco solvibili, proprio tale che deve affittuare l'immobile ad un soggetto percettore del reddito di cittadinanza non vede di buon auspicio l'attivazione di un contratto. Il Comune, laddove si sostituisce con le agenzie della casa, non rispetta molto spesso questi adempimenti in un asse di tempo confortevole affinché il soggetto possa trovare ristoro. Pertanto chiede se questa distorsione è stata corretta, se questa amministrazione ha situazioni che vuole portare avanti nell'ottica di un venire incontro, sostituendosi a queste famiglie a livello di garanzia nei confronti del privato. Altra situazione è la dignità dell'abitare, perché l'amministrazione comunale è cosciente del fatto che molte scuole e beni confiscati alla mafia sono stati occupati abusivamente. Pertanto chiede se si ha un censimento di queste aree, quale politiche si vogliono intraprendere affinché si possa uscire da questo sommerso e dare garanzie reali a quei soggetti che si diramano nei meandri. Infine, vi è una ricerca di soluzioni finalizzata alla costruzione e all'utilizzo di beni legittimamente riconosciuti a tali soggetti. Ultimo punto, prima di dare la parola ai consiglieri, è che ha appreso dagli organi di stampa il protocollo di intesa stilato tra il Comune di Palermo e il quartiere Crisiceppe, relativo a un bene del proprietà dell'OIACP, che verrà dato nei prossimi mesi e consegnato al Comune. La mediazione del questore della prefettura è sempre servita a riconoscere il passaggio di protocollo d'intesa di una titolarità al comune che poi consentisse un utilizzo sociale di queste aree. Pertanto chiede se è un progetto che si può sposare con i campetti opiani che ci sono nel quartiere San Filippo Neri. Infine, per quanto riguarda i rapporti con la CP, evidenzia che molto spesso vanno in sofferenza, per taluni aspetti si creano tutta una serie di criticità che pongono ed espongono i consiglieri e questa presidenza ad aspetti poco rassicuranti. Uno dei tanti aspetti vale per i continui interventi che chiedono in queste aree relativamente allo spurgo, manutenzione di pozzetti e quant'altro. Questo appare poco confortevole. Ne prendo atto da una nota arrivata da parte del Istituto Autonomo delle Case Popolari a firma del responsabile della posizione organizzativa, che rileva alcuni abusi. Per questo motivo può diventare condizione discriminante affinché, se c'è da garantire un intervento, non si effetta con un perpetrato abuso. Al termine del suo intervento, la parola all'assessore, sulla base di queste prime introduzioni che questa presidenza ha ritenuto opportuno dare. L'assessore Mantegna ringrazia e dichiara di essere costretta, contenta di partecipare e di conoscere molto bene da vicino la realtà dei quartieri della settima circoscrizione, con le loro differenze, le loro piccolarità, le loro sofferenze. Questo ultimo decennio, che è stato caratterizzato da tutte le misure che sono arrivate nella città attraverso i fondi europei nazionali, hanno in qualche modo consentito di pianificare tantissime attività che oggi pian piano si stanno realizzando. Quindi la sua linea programmatica va assolutamente in continuità con questa attività. Oggi si soffre di una grandissima discrasia, che è anche quella di avere tante risorse che vanno però a connettersi con le poche risorse umane, perché via via il personale dell'amministrazione è diventato sempre più esiguo, andando molti dipendenti in pensione, altri dipendenti si stanno trovando in una situazione di sofferenza dal punto di vista della salute, mettendo in ginocchio l'amministrazione. Molto spesso ci si trova davanti a una disponibilità economica con pochissimo personale, perché quello che è rimasto fa tante cose, non può far fronte a tutto. Quindi si ha tanta possibilità, ma con pochissime risorse. Pertanto si è chiesto tramite il sindaco il potenziamento dei servizi e dei servizi sociali, inoltre anche che tutte le progettualità che sono a valere dei fondi europei possano poter contare su operatori che siano anche degli amministrativi, laddove si è riscontrata tanta difficoltà a reperire delle persone ad operatori che possano sopportare questo tipo di lavoro veramente molto complesso, come la gestione della progettualità e di tutti questi soldi che arrivano. Perché non solo c'è l'aspetto programmatorio di pianificazione, ma poi c'è l'aspetto gestionale di rendicontazione. Quindi
senza il personale si fa tanta fatica, sottolinea che andrà in continuità con le linee programmatiche che già sono state avviate, dichiara che ci si trova in una situazione dal punto di vista delle famiglie sempre più di sofferenza e di povertà. Siamo in una città del sud che vive in una condizione di marginalità abbastanza grande, ad avere una casa è un diritto assolutamente dovuto, essendo un assistente sociale ed avendo coordinato i servizi sociali assolutamente contezza della situazione in cui versa la circoscrizione dal punto di vista delle persone in difficoltà. Quello che vuole portare avanti è di censire tutti i siti che sono occupati dalle persone che presentano tantissime difficoltà e contemporaneamente dare una dignità a queste famiglie. Alle 11.36 esce dalla videoconferenza il consigliere Galioto. Il consigliere Cottuso, ascoltando l'assessore all'attività sociale, gli sono venute in mente una serie di tematiche e problematiche riguardanti il nostro territorio. Il primo punto riguarda la povertà educativa. Nella passata consigliatura ha creato una rete sociale territoriale gestita con i servizi sociali proprio per unire le esigenze e i saperi del territorio, per fare in modo che dai tavoli del Consiglio, assieme alle associazioni, le scuole e le università, si riuscisse a portare avanti delle tematiche per divenire delle politiche ed essere applicate dal basso in modo tale da poter arginare la povertà educativa, sottolineando che da parte dell'assessora necessita un maggiore interessamento e vuole comprendere se da parte dell'amministrazione si hanno già idee concrete per poter arginare o quantomeno rallentare questa grande perdita di valori. Inoltre desidera sapere, per quanto riguarda gli interventi educativi in merito alla vicenda dei beni mobili comunali, dei beni comunali occupati abusivamente da soggetti che necessitano di un tetto, quale azione politica si sta portando avanti o mettendo in atto. Puma, il consigliere Puma, dalle parole che ha ascoltato l'assessore, non può dare un giudizio positivo perché si vede la passione e non può che dare un giudizio positivo perché si vede la passione con cui si sta approcciando il problema, pur non scandendo le difficoltà che ogni giorno si incontrano. Continua il suo intervento evidenziando che per quanto riguarda i ticket che vengono dati ai disagiati è arrivato un messaggio di accoglimento della pratica e poi sul nuovo un messaggio si osserva, diciamo, che mancano i requisiti. Pertanto vorrebbe sapere cosa è successo, perché contattando gli uffici non si è avuta nessuna risposta. Il vicepresidente Costantino ringrazia l'assessora per essere presente e pone alla sua attenzione la convenzione che il Comune ha fatto con l'AMAT per dare agli anziani una scontistica. Pertanto chiede se può essere garantito un abbonamento ridotto anche alle famiglie che hanno un ISEE basso. Questa sarebbe una buona occasione per dare un segnale forte a tutte quelle famiglie che hanno la necessità di spostarsi per motivi che incorrono ogni giorno. L'assessora Mantegna intanto dichiara che vuole condividere con i consiglieri la sua idea per quanto riguarda il decentramento. Quando nel 2010 venne approvata la delibera sul decentramento, ha votato favorevolmente perché in una grande città la gestione e la risoluzione delle problematiche che riguardano la città ad un ambito territoriale possono essere di pertinenza del Consiglio di circoscrizione. Solo che in questi anni il decentramento non è arrivato appieno, perché non è arrivata l'autonomia economica che la circoscrizione in realtà dovrebbe avere, ed aggiunge che la circoscrizione ha bisogno di questo decentramento perché ha una visione molto puntuale e attenta di quelli che sono i bisogni dei cittadini. Rispetto alle deleghe a lei conferite, come quella della cittadinanza solidale, quindi tutti gli aspetti che riguardano il settore attività sociali, con tutti i compiti che ne derivano, dichiara che i fondi arrivano a livello centrale e poi vengono ripartiti rispetto alle misure che possono riguardare i minori, le persone senza casa. Infine vengono programmate e pianificate, al momento le realizzazioni vengono realizzate dai servizi che sono nel territorio. Il tema del bilancio e di tutto il sistema di governo e amministrazione, degli aspetti che riguardano l'approvazione, la provvisionalità e l'avanzo vincolato, ovviamente pongono dei grossi vincoli rispetto a quella che è la spesa, perché loro pianificano e programmano e poi non possono dare attuazione, perché si ha sempre questo grosso problema dell'approvazione del bilancio. Non essendo un politico ma un assessore tecnico, si trova in una posizione, un incarico che è stato portato avanti dal dottore Giuseppe Mattina. Una nota dolente è la realizzazione delle attività dei centri estivi, che ancora ad oggi la ragioneria non ha autorizzato la variazione dei PEG, dei soldi che si avevano ancora dello scorso anno. Si è preparato tutto l'impianto, le associazioni si sono scritte sulla maschera del Comune di Palermo, ma si sta aspettando il via per fare l'impegno di spesa e le convenzioni con le associazioni che hanno presentato le attività per il territorio. Quindi è molto faticoso, non ha al suo interno molti collaboratori abbastanza solidari e impegnati, che non ha eguali. L'aspetto al decentramento è quello che si può realizzare per la città, nello specifico per la circoscrizione, per i suoi abitanti. Ovviamente ha delle differenze in base alle esigenze di ogni circoscrizione. La sua delega, legata alla dignità dell'abitare e ai rapporti con la CP per quanto riguarda il censimento dei siti occupati,
lo ha abbastanza chiaro e c'è un monitoraggio centrale da parte degli organi di governo delle città che monitorano i cicli. Con la sua anima di assistenza sociale evidenzia che non c'è stata una grande pianificazione strategica, atteso che ci sia questo monitoraggio, proverà a capire come si può aiutare e sostenere le famiglie che hanno occupato questi edifici per restituire la loro dignità. Inoltre sta cercando di vedere dal suo posto di lavoro come poter superare gli aspetti di grande difficoltà riguardanti i beni confiscati. Un attimo solo che prendo un po' d'acqua. Presidente, non si sente più. Sì, no, ho preso un po' d'acqua. Ah, scusate. Una cosa molto importante, che forse non è stato reso evidente, è che nell'autunno che ci aspetta vuole pubblicizzare, sono i dati che l'Agenzia della Casa, che ha lavorato moltissimo nel periodo del lockdown, a quelli che sono stati i contributi diretti. Inoltre sono stati erogati tantissimi soldi a quelle famiglie che neanche conoscevano, perché non erano famiglie in qualche modo conosciute ai servizi sociali, ma erano famiglie che si sono trovate in una condizione a causa della pandemia, del perdita del posto di lavoro e una situazione di grande difficoltà economica, avendo a casa una casa affittata. Pertanto vivevano in maniera dignitosa e poi non sono stati più in grado di sostenere le spese per la mancanza del lavoro. Con i contributi diretti si sono potuto aiutare tantissime famiglie, dove da parte del comune è stato erogato direttamente ai padroni di casa. Quindi non ci sono stati dei passaggi, per cui questo ha fidelizzato per certi aspetti il comune, che ha sempre la fama di essere un cattivo pagatore. Invece sui buoni spesi è stata messa in moto una macchina che ha dato i suoi frutti e quindi l'erogazione dei contributi per i buoni sono stati dati sino a febbraio. E adesso si sta aspettando il nuovo accreditamento per metterci a passo, e in questo frangente ci sono dei controlli da parte della finanza che hanno permesso di fare una verifica sulla persona che potevano fare i furbetti per attingere a più fonti. Pertanto, una volta effettuate le dovute verifiche, pian piano si andranno a chiamare quelle famiglie che necessitano del buono. Per questo motivo, momentaneamente ricevono il messaggio: non ci sono i requisiti. Bisogna dare il tempo di andare a verificare tutte quelle 5.000 pratiche per poi erogare il dovuto sussidio. Naturalmente le stesse verifiche vengono fatte per chi usufruisce del reddito di cittadinanza. Il presidente Fiore evidenzia sul punto dei percettori di reddito di cittadinanza che il Comune di Palermo aveva promulgato e diffuso notizia nel 2020 che c'era volontà di stipulare dei progetti di pubblica utilità con gli stessi. Pertanto chiede se rimane sempre quest'asse e questa volontà di coinvolgere dei percettori di reddito di cittadinanza. L'assessore risponde che questa volontà esiste. In questi giorni è stata interpellata più volte dalle commissioni consigliari rispetto ai PUC. I settori avevano già predisposto le schede con una programmazione e pianificazione degli interventi, quindi la pianificazione del PUC è stata programmata ai diversi settori dell'amministrazione comunale. Il consigliere Gottuso dichiara che ha ascoltato attentamente l'assessore e condivida quasi tutto, in particolare è quello che attiene il decentramento, perché per ora l'unica cosa che ha fatto questa amministrazione è cancellare anche dalla carta intestata la parola decentramento. Infatti si parla di partecipazione istituzionale. Pertanto si augura di iniziare un percorso virtuoso in modo tale che la circoscrizione senza costi aggiuntivi, dato che non vi è un bilancio, stornando dal centro ed in periferia le risorse finanziarie umane, possa attuare il decentramento legato ai servizi sociali, che è un'arteria di competenza della circoscrizione, come confermato dall'assessore, dato che gli stessi conoscono al meglio il territorio e le esigenze dei cittadini. Quindi si augura che si intraprenda un percorso virtuoso nell'attuale decentramento amministrativo. L'assessore dichiara che ci crede moltissimo, perché pensa che sia l'unica possibilità per fare in modo che la città possa respirare, essendo molto grande, difficile e complicato da governare. Quindi una circoscrizione potrebbe avere un'attenzione maggiore per chi conosce il territorio. Presidente Fiore, non essendoci altri punti da parte dei consiglieri, ringrazio l'assessore Mantegna per la sua presenza, evidenzia che c'è un impegno comune di dare delle risposte, di inibire i disagi che vive la gente, in un intento comune di cercare di colmare queste sofferenze che il grande territorio compromesso anche questa pandemia, che ha mietuto vittime e continuerà a creare disagi all'interno dell'amministrazione per svariati motivi. Coglie questa volontà esplicita nel rapportarsi con una serietà ed un volere nel portare avanti delle politiche attive nell'ambito del territorio circoscrizionale, non solo del Comune di Palermo, che lo lascia ben sperare. Aggiungendo che l'auspicio è quello di aggiornarsi in un secondo momento e percorso, alla luce di quello che si è detto,
per fare un punto della situazione, per esempio, un rapporto cordiale, proficuo, reciproco con l'amministrazione decentrata e amministrazione centrale. Alle 12:22 escono i consiglieri Armette e Scafidi, 23 Gottuso Puma, l'assessore salute consiglieri ed invita tutti e consiglio. Per mercoledì 4 agosto alle 18 le città dei ragazzi che si è riusciti a riaprire nonostante tutte le difficoltà dopo un anno di chiusura. Consigliere Sandoval interviene per complimentarsi e ringrazia in quanto è stato uno dei pochi assessori ad invitare tutto il consiglio ad un evento così importante. Cercherà di essere presente. Presidente Fiore congeda l'assessore e dichiara che è stata una riunione abbastanza utile e proficua che ci ha permesso di fare chiarire alcuni aspetti. Altri rimangono delle incognite perché ci sono. Però ci sarà modo e tempo per confrontarsi ulteriormente con la stessa, anche per fare poi un punto di tutte queste situazioni che sono state poste in essere. Sandoval fa rilevare la mancanza del numero legale, Fiore ne chiede la verifica. Alle 12:26 la segreteria procede all'appello, presenti Fiore, vicepresidente Costantino, Cusimano, Meglio e Sandoval. Constatata la mancata presenza del numero legale, il presidente dichiara chiusa la seduta. Se non ci sono osservazioni al riguardo, dichiaro chiusa, diciamo, la lettura del verbale, sottopongo in votazione lo stesso, previo appello nominale e previa constatazione degli scrutatori in Armetta, Cusimano, Puma. Armetta, Cusimano, Puma. Tutti presenti, prego. Sì, Presidente, era il verbale del 30 luglio, è vero? Sì, del 30 luglio. Sì, allora sono le ore 11 e 6 minuti. Armetta, Favorevole. Costantino, Favorevole. Cusimano, Favorevole. Fiore, Favorevole. Galeotto, Assenta. Gottuso, Favorevole. Megna, Favorevole. Puma, Puma favorevole. Sandovalle, Favorevole. Scafidi, Favorevole. Presidente, 9 presenti, 9 favorevoli. Ok, quindi tutti presenti, assente solo Galioto. Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. Signor Bocchiaro, mi scusi se ritorno un passo indietro, ma è arrivata un'espressione di parere? Presidente, a me non arriva niente. Vediamo, trasmissione remota. No, 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 no. È arrivata, vedevo questa, ma è enorme, con una serie di allegati. Era la trasmissione protocollo 944 del 12 settembre, riferimento della revoca disposizione numero 7, con tutti gli allegati che poi ne sono scaturiti durante i vari passaggi. No, no, no. Mi pensavo che fosse, come avevo letto, trasmissione nota protocollo, mi sembrava che nella fattispecie arriva con questa dicitura l'espressione di parere. No, non è un'espressione di parere. E allora andiamo avanti. Signor Bocchiaro, lei ha verbali delle sedute precedenti? No, Presidente, non pervenute, non ho nemmeno personale. Va bene. C'è qui Delfina che io non ho comunicato, è qui presente che sta assistendo alla seduta. Dicevi? E dice Delfina, pensa di aver inviato altri verbali. Sì, e io glielo ho rinviati per correggerli, perché sono tutte o O tre incomplete. o quattro, va bene, quindi prendiamo atto del fatto di queste eventuali correzioni da apportare. Ok, così ne prendiamo atto. E allora, andiamo avanti, sempre con l'ordine del giorno, relativo al mese di settembre. In trattazione una proposta di delibera, così scorriamo le proposte di delibera. Secondo, e allora è una proposta di delibera a firma mia del Presidente avente per oggetto attuazione della pena del carcere al ripristino dello stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, così come previsto per legge sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici. Prego, signor Bocchiaro, possiamo darne lettura. Un minuto che sto prendendo. Allora, attuazione della pena del carcere. Sì.
Allora, oggetto, attuazione della pena del carcere al ripristino dello stato e ripristino dello stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, così come previsto per legge e sia per soggetti privati o giuridici. Preso atto che nel territorio della settima circoscrizione e nelle periferie si concentrano diversi fenomeni di illegalità a partire dall'insediamento dei clan della criminalità organizzata, discariche, roghi di materiali tossici fino allo smaltimento illegale di rifiuti. E oggi proprio le periferie rischiano di trasformarsi nel teatro delle guerre tra poveri, di alimentare il conflitto sociale tra ceti deboli. Abitare in sicurezza significa trasformare il degrado in decoro. Considerato che il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è un reato ambientale, soprattutto un atto di inciviltà e una mancanza assoluta di educazione e di senso civico, contrastare comportamenti sbagliati ed educare al rispetto per l'ambiente e per gli spazi comuni è un dovere civile necessario per migliorare la qualità della vita di tutte. Preso atto che se un privato commette questo tipo di reato è soggetto a un'ammenda di 300 euro, da 300 euro a 3.000 euro, se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma tale sanzione può essere raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi. Se invece il trasgressore è un soggetto giuridico, esso viene denunciato all'autorità giudiziaria ed è passibile di denuncia penale con arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Abbandono di rifiuti non pericolosi, oppure con arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 euro, abbandono di rifiuti pericolosi. In ogni caso i trasgressori, siano essi soggetti privati o giuridici, sono obbligati al ripristino dello stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Chiede al Consiglio della settima circoscrizione di deliberare la proposta affinché impegni il Presidente ad attivarsi presso gli organi competenti al fine di garantire 1. Attuazione della pena del carcere e al ripristino dello stato dei luoghi e a sostenere le spese per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, così come previsto per legge, sia per soggetti privati o giuridici. E Palermo, 31/8/2021, il presidente Giuseppe Fiore. Colleghi consiglieri, questa proposta di delibera evidenzia tutto il malessere che ha accumulato questa presidenza nell'arco di questo nostro mandato in circoscrizione, ed è sinonimo di una rabbia perpetrata rispetto ad assistere nel quotidiano un abbandono di rifiuti disseminati in ogni angolo e in ogni parte del nostro territorio, nell'impossibilità di vedere da parte dell'amministrazione un'azione concreta che a volte, pur messa in atto con la presenza dei vigili o con la presenza di soggetti diciamo abilitati al controllo o di apparecchiature che consentono diciamo di individuare i trasgressori, si riduce però a provvedimenti diciamo come dire messi in atto che si rilevano piuttosto futili, piuttosto ascritti ad un tempo relativamente diciamo che tiene conto di mancanza di risorse umane, di personale da mettere in campo e di azioni concrete. Io ricorderanno i consiglieri di tutte le azioni che sono state poste in aula con proposte e mozioni presentate da parte dei consiglieri per le fototrappole, per sistemi diciamo come dire di individuazione tramite apparecchiature idonee diciamo a rilevare
e a colpire il trasgressore anche con, diciamo, così come ha fatto il comune di Capaci, con i relativi, diciamo, fototrappole, queste mobili spostate da un territorio ad un altro, insomma, che potesse rilevare e punire il trasgressore. Ecco, tutti questi elementi si sono rilevati piuttosto deboli, si sono rilevati piuttosto infruttuosi, e siccome colgo nella cittadinanza un malessere, si è sviluppato un grande senso civico rispetto a certi comportamenti sbagliati, molta gente si dissocia e vuole vedere azioni concrete, vuole migliorare l'attività e la qualità della vita, vuole che coloro i quali si macchiano di questo, che è un vero e proprio reato, vengano, come dire, seguiti, vengano, diciamo, come dire, puniti, vengano non solo puniti con quella che io aspramente porto in aula come, come, diciamo, estrema razza la pena del carcere, ma la gente vuole e la collettività manifesta proprio l'intento che nel momento in cui tu sporchi, nel momento in cui tu smaltisci rifiuti pericolosi o meno, ingombranti di certo, nel territorio devi in ogni modo rimuoverli e devi essere sanzionato. Per me oggi l'unico elemento che può reggere è la pena del carcere. La legge lo prevede. Se noi domani uscissimo con questa, diciamo, come dire, azione forte, se gli organi di stampa, a mio parere, domani mettessero, diciamo, come dire, promulgassero questo tipo di volontà che esce dal consiglio circoscrizionale, che è condivisa, diciamo, dal consiglio, che va commiata la pena del carcere ai trasgressori e coloro i quali si macchiano di questo enorme reato, e continuano le vie che percorrono il nostro territorio, da via Lanza di Scalea a via Rosario Nicoletti, a via la Regione Siciliana, porte d'ingresso per quei comuni che virtuosamente, definiamoli così, effettuano il riciclo, che poi in realtà vengono a scaricare da noi nel porto della settima circoscrizione. Ecco, questo fa male. Non aggiungo altro, perché mi sembra che di contenuti la proposta ne abbia, diciamo, illustrati. Do la parola ai consiglieri che volessero intervenire, invitandoli, diciamo, ad attenersi ai 5 minuti di intervento. Prego. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, ha facoltà di farlo, se no chiudo la discussione relativa alla proposta di delibera e la sottopongo a voto. Non vedo iscritti a parlare, quindi possiamo passare, signora Lobocchiano, direttamente alla votazione della proposta di delibera a firma di questa presidenza. Prego, si proceda. Allora, sono le ore 11:18. Permetta. Favorevole. Costantino. Favorevole. Cusimano. Favorevole. Fiore. Favorevole. Galeotto. Assente. Gottuso. Favorevole. Megna. Favorevole. Puma. Favorevole. Sandoval. Favorevole. Caffide. Favorevole. Presidente, 9 presenti, 9 favorevoli. Consiglio approva all'unanimità dei presenti. E allora. Io devo allontanarmi, lascio le redini della continuazione della riunione al vicepresidente. Buona giornata a tutti. Buongiorno.
Allora, alle ore 11:20. Assume la presidenza il vicepresidente Costantino. Presidente Costantino. Presidente Costantino. Sì, dottoressa. Credo non ci sia più. Assume la presidenza lei, ma credo che... Sì, verifichiamo il numero legale, dottoressa. Come? Verifichiamo il numero legale. Sì, sì. Allora, 11:20. Permetta. Ma va a mia figlia. A 6:00. Andiamo a mettere lei, io non c'era da me. Per favore, si sente parlare? No, non sento niente. Presente, presente. Niente. Costantino? Presente. Cusimano? Cusimano? Presente. E Fiore assente, Galeotto assente, Gottuso assente, Megna assente, Puma assente, Sandovalli assente, Scaffidi assente. Presidente, siete solo in due presenti. Vista l'assenza del numero legale, la seduta è chiusa. Oggi sono le ore 11:21. Oggi è lunedì, mi scusi. Oggi è lunedì? No, oggi è martedì. Mi sente? È martedì oggi. È prosecuzione oggi. E quindi è chiusa, giusto? Sì, oggi è prosecuzione. Sì, sì. È chiusa, quindi la seduta è chiusa. Non è però... Buona giornata. Buongiorno.